Oggi ci concentriamo sull'ultimo harakiri delle opposizioni, in particolar modo del Movimento 5 Stelle. Parliamo del caso Santanchè, ovvero della mozione di sfiducia che è stata votata al Senato e era stata presentata appunto dai grillini. Ovviamente la sfiducia non è passata, la maggioranza ha confermato in blocco, scusate il gioco di parole, proprio la fiducia al ministro. Il Movimento di Conte chiedeva un passo indietro di Santanchè sul caso Visibilia, ovvero l'indagine aperta dalla Procura di Milano su alcune società legate al ministro. Ora, le opposizioni sapevano che sarebbe stato impossibile che la maggioranza voltasse le spalle al ministro. A volte in politica anche condurre battaglie che si sa di non poter vincere può essere utile, se lo scopo è mantenere alta l'attenzione sulle battaglie stesse. In questo caso, invece, l'effetto è stato l'esatto contrario. Il caso a questo punto è chiuso. Ci sentiamo di condividere le parole dette in aula dal capogruppo della Lega Massimiliano Romeo. Citiamo testualmente: è stato un errore politico quello dei 5 Stelle che ha rafforzato il ministro, il premier Meloni e diviso l'opposizione. Un'operazione politica fantastica, una mezza disfatta.